Bentornati su Starting Six, la nostra vetrina sulla pallavolo che al maschile ha finalmente raggiunto l'obiettivo di questa VNL con il fantastico girone giocato dalla nazionale di Fefe De Giorgi in Canada, ad Ottawa. Olimpiadi dovevano essere, Olimpiadi sono state, come da programma, come da obiettivo e soprattutto come da scelta del CT Fefe De Giorgi, con la squadra migliore possibile in campo subito già dal primo girone. E alla fine, puntualmente, questo pass, benedetto pass per i giochi di Parigi 2024, è arrivato addirittura con un girone di anticipo rispetto a quello che erano i programmi, dopo appena 8 partite, di cui una sola persa, per giunta al tie-break contro i campioni olimpici della Francia. E diciamo la verità, ci è voluta tutta la pazienza del mondo per attendere l'esito delle astruse alchimie matematiche della FIVB, cioè la Federazione Internazionale del Volley, prima di festeggiare un obiettivo così importante, perché quando si deve aspettare la matematica, i calcoli, invece che il risultato del campo, c'è evidentemente qualcosa che non funziona. Ma nel girone di Ottawa gli azzurri sono stati davvero fantastici. E dopo quel doloroso KO con i francesi è arrivato un tris di vittorie di fila davvero da applausi, prima gli Stati Uniti, poi Cuba e infine Olanda, in un crescendo di gioco e di risultati davvero entusiasmante. Al punto che il CT De Giorgi, nell'ultimo match del girone, quello contro l'Olanda, durato appena 1 ora e 10 minuti, ha dovuto chiamare un solo timeout e solo per sicurezza nel terzo set, mentre gli Orange stavano rimontando un po' troppo quando gli azzurri avevano già in mano la vittoria del set della partita su 23-19. Per il resto, sia contro Cuba che appunto contro Olanda, l'Italia non ha mai mostrato segni di cedimento, un solo set perso il secondo contro i Caraibici o cali di rendimento. Al contrario, è stata capace di alzare di continuo il livello del gioco, grazie anche all'ispirazione collettiva del gruppo, dalle difese funamboliche di Balasu alle invenzioni erigee di Giannelli, passando per gli attacchi di potenza e spesso di autentica intelligenza pallavolistica di Micheletto, ora di Lavia, e soprattutto anche del rinfrancato Romanò, top scorer contro l'Olanda con 18 punti, e gli stessi centrali, Russo e Galassi, puntuali sia a muro che in attacco. Così il ranking internazionale non poteva che premiare l'Italia, sempre più salda al secondo posto grazie anche ai 3,09 punti conquistati con il successo sull'Olanda e quel vantaggio di 118,66 punti nei confronti di Cuba, che di fatto ha regalato la qualificazione olimpica alla banda di De Giorgi. Infatti, nemmeno 4 sconfitte di fila degli azzurri e 4 vittorie dei cubani nell'ultimo raggruppamento in Slovenia, dal 19 al 23 giugno a Lubiana, avrebbe potuto colmare quel divario. Conquistata l'agognata qualificazione in anticipo come da pianificazione, il CT Fefe De Giorgi ha subito fatto scattare la seconda fase della missione Parigi 2024, cioè dare una settimana di riposo ai gladiatori azzurri che si sono guadagnati la qualificazione nei primi 2 gironi della VNL. E così ha diramato delle convocazioni molto chiare per il terzo weekend di VNL in programma a Lubiana e Slovenia dal 18 al 23 giugno. Contro Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia, le avversarie dell'Italia nell'ultimo girone sloveno, Giannelli, Lavia, Romanò, Galassi, Brusso, Balasu, Anzani e Micheletto sono stati lasciati a riposo e così scenderà in campo, diciamo, un'Italia delle seconde linee, ma sempre molto, molto, molto valida, in modo così da poter arrivare con il gruppo titolare a Parigi con una riserva di energie in più. Il gruppo solo si ritroverà oggi a Cavalese per un collegiale e dovrà difendere il piazzamento, l'ottimo piazzamento nella classifica dei VNL. In Slovenia, infatti, De Giorgi porterà Sbertoli in palleggio insieme alle alternative Falaschi e Paolo Porro, mentre come opposti avremo Bovolenta oppure Gironi, mentre appunto Recine, Gardini, Bottola e Rinaldi si giocheranno una maglia per le bande, come esattamente come il quartetto dei centrali formato da Sanguinetti, Mosca, Cortesia e Caneschi, mentre i liberi saranno Laurenzano e Gaggini. Nel mirino ovviamente guadagnarsi la migliore posizione possibile, peraltro già sicura, nella Final Eight di VNL in programma dal 27 al 30 giugno a Lodz in Polonia e ovviamente guadagnarsi magari anche una convocazione e una maglia per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ma ascoltiamo le parole soddisfatte di Fefe De Giorgi, Simone Giannelli e Fabio Balasu nelle interviste realizzate dai colleghi della FIPAV al termine dell'ultima sfida del girone di canadesi di Ottawa con l'Olanda. Fefe De Giorgi con l'Olanda 3-0, bisognava chiudere bene questa week 2 canadese e l'Italia lo ha fatto, un bilancio di 3 vittorie e una sconfitta al tiebreak. Questo ha detto la seconda settimana di VNL dell'Italia. Beh, sì, siamo stati, i ragazzi sono stati bravi perché poi diciamo, mantenere sempre una certa attenzione in tutte le partite che cambiano anche di orari e quant'altro è stata una cosa importante, ma avevamo, diciamo, l'obiettivo molto chiaro, che non era solo quello di chiaramente qualificarci, che quello è molto scontato, ma l'obiettivo proprio anche di usare questi 23 giorni che siamo stati assieme, un mega ritiro, usarli per creare veramente le fondamenta e le cose importanti.
da portare avanti poi per la squadra. Quindi è stato anche un percorso di miglioramento. Devo ringraziare chiaramente tutto lo staff, tutte le persone che hanno lavorato, i giocatori che hanno dato una disponibilità eccezionale e tutto l'impegno insomma, che si è visto in queste due settimane. E i ragazzi sono stati molto coinvolti, si sono aiutati dopo la partita con la Francia, che poi è stata l'unica partita che abbiamo perso, ma che abbiamo giocato in modo un pochino alterno. Ci siamo messi anche degli obiettivi di gioco insomma, che abbiamo secondo me tenuto e credo insomma, abbiamo fatto dei passi in avanti sia dal punto di vista tecnico sia nel modo di stare in campo e quindi ci sarà adesso poi da proseguire da questo punto di vista. Simone Giannelli, si chiude nel migliore dei modi la week 2 canadese degli Azzurri, ti avresti messo la firma per un risultato del genere dopo due settimane? Sì, anche perché poi siamo in giro da un po' di tempo, no? Perché abbiamo fatto questa scelta di stare fuori, di non tornare in Italia, quindi questo ci ha fatto anche compattare più il gruppo, secondo me. È stata una bella scelta, la federazione ci ha veramente dato tutto quello che poteva darci e ringrazio tutti quanti perché insomma noi sappiamo cosa ha fatto per noi, quindi grazie e niente. Anche dal punto di vista del gruppo è stata una bella esperienza perché siamo stati insieme, abbiamo fatto tante cose anche al di fuori, siamo stati compatti e abbiamo condiviso tanto, quindi queste esperienze servono sia per la pallavolo che per la parte umana, sono contento, forza Italia, c'è ancora il weekend 3. Allora Fabio, era importante l'approccio oggi con l'Olanda, siete stati bravi a imporre il ritmo dall'inizio? Sì, siamo stati bravi fin dall'inizio a imporre il nostro ritmo, sicuramente con battuta mur difesa e lì abbiamo fatto il grosso del lavoro secondo me e niente, era una partita sicuramente da non sottovalutare e l'abbiamo approcciata nel migliore dei modi. È il momento di un primo mini bilancio tra Brasile e Canada, insomma Italia in vetta della classifica di VNL, com'è andata fino ad ora? I dati parlano che siamo in vetta, quindi naturalmente sicuramente una buonissima prestazione, in queste due settimane molto lunghe, 20 giorni che siamo fuori dall'Italia, adesso torniamo col sorriso. La Federazione Internazionale intanto ha ufficializzato le date e le sedi dei sorteggi per i gironi dei tornei olimpici di pallavolo che si disputeranno a Parigi dal 27 luglio all'11 agosto 2024. Il sorteggio del torneo femminile si terrà a Bangkok, in Thailandia, sede delle finali della VNL, mercoledì 19 giugno alle ore 13 italiane. Quello maschile, invece, si svolgerà a Lodz, in Polonia, mercoledì 26 giugno alle ore 18, anche in questo caso durante le finali della Volleyball Nations League. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World. Il processo di qualificazione a Parigi 2024 tramite il World Ranking si concluderà al termine della fase a gironi della VNL, sia per le donne il 16 giugno, sia per gli uomini il 23 giugno. La sostanziale novità dei Giochi Olimpici di Parigi sarà la suddivisione delle 12 partecipanti in 3 gironi e non più in 2. Le nazioni qualificate saranno inserite nei 3 gironi, pool A, B e C, in base alla loro posizione nel World Ranking. La Francia, paese ospitante e testa di serie numero 1, verrà assegnata al pool A, mentre la prima e la seconda classificata del ranking mondiale verranno inserite rispettivamente nelle pool B e C, in qualità di teste di serie numero 2 e 3. Le restanti 9 nazionali saranno suddivise, sempre in base alla loro posizione nel World Ranking, in 3 fasce da 3 squadre ciascuna, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima, dodicesima. E per ogni fascia verrà effettuato un sorteggio che decreterà il girone di appartenenza. Appuntamento a venerdì prossimo, sempre su Starting Six, per iniziare a parlare dell'ultimo girone di VNL maschile con vista sulle finali di Lodz 27-30 giugno in Polonia. Bentornati su Starting Six, la nostra vetrina sulla pallavolo che dopo quella dei maschi può festeggiare, di fatto, senza esagerare, anche la qualificazione olimpica delle ragazze di Giulio Velasco. Sarà stato anche un pro forma, vista la differenza tecnica in campo, ma battere il Canada nella partita del debutto nel terzo girone delle VNL a Fukuoka in Giappone, poche ore dopo la qualificazione olimpica ufficiale della nazionale maschile e allo stesso tempo blindare il proprio pass per i Giochi di Parigi 2024, è stato come assistere alla chiusura di un cerchio.
Quella qualificazione sfuggita ad entrambe le squadre nazionali in maniera maldestra a settembre 2023, al termine di stagioni massacranti e nel caso del femminile anche dopo tante troppe polemiche, è arrivata adesso quasi a braccetto in una sorta di passaggio del testimone. A dimostrazione della forza di un movimento ricco di valori, profondità e cultura del lavoro. Forza, cultura e lavoro capaci di superare i problemi che fanno parte di questa attività, compresa la pressione, cioè l'obbligo di qualificarsi alle Olimpiadi con l'ultima chance disponibile per non buttare tutto all'aria. È vero, per le ragazze di Velasco manca ancora l'ufficialità della matematica, ma siamo davvero ai confini della formalità, perché con il successo di martedì sul Canada, così netto da non far superare ai rivali quota 16 in tutti i set, non solo abbiamo guadagnato qualcosa come 6,18 punti sulle canadesi, che comunque sono, alla luce della stato attuale del ranking internazionale, la prima delle squadre non qualificate ai giochi, ma gliene abbiamo fatti perdere altrettanti, per una somma di vantaggio che raddoppia a più di 12 punti, il che, sempre facendo riferimento al ranking, dove noi occupiamo il quarto posto al momento dietro Turchia, Brasile e Polonia, e quello che qualifica ai giochi, ha significato portare il vantaggio complessivo nei confronti delle nordamericane a 82,14 punti. Che di fatto lascia praticamente zero possibilità alle canadesi di recuperare il terreno perduto nelle tre partite che mancano alla fine dell'ultimo girone di qualificazione di WNL. Per quanto ci riguarda, la prima delle sfide è in programma domani, venerdì alle 12.30 contro la Corea del Sud, prima di chiudere con due esami importanti con Stati Uniti e Serbia. Una situazione che appunto proietta l'Italia direttamente a Parigi 2024, mentre le attenzioni si spostano legittimamente come obiettivo a medio termine alle finali di Volleyball Nations League 20-23 giugno a Bangkok in Thailandia, WNL nella quale ormai le azzurre di Velasco occupano stabilmente la terza posizione dietro Brasile e Polonia, con le brasiliane che hanno ottenuto la nona vittoria su 9 partite, sconfiggendo proprio le polacche. Per chiudere il discorso della sfida con il Canada, quella azzurra è stata una prova corale davvero molto importante, anche al netto del valore della squadra nordamericana, perché Igonu, che anche martedì top scorer dell'incontro con 18 punti e compagni, hanno tenuto un ritmo e una continuità di gioco che ha reso davvero impossibile ai canadesi una reazione di qualsiasi genere. La sensazione è che comunque a Parigi le altre squadre dovranno fare i conti con questa nazionale di Velasco. La convinzione è una medicina naturale dello stress, soprattutto per chi, come un atleta o un gruppo di atleti facente parte di una squadra di stress, vive quotidianamente. Così è davvero bello andare a scrutare i volti, è davvero bello ascoltare le parole di Giulio Velasco, Caterina Bosetti e Monica De Gennaro intervistate dai colleghi della FIPA al termine della sfida di WNL con il Canada a Fukuoka in Giappone, quella che comunque ha determinato di fatto la qualificazione olimpica da nazionale ai Giochi di Parigi 2024. Giulio Velasco, l'Italia batte 3-0 il Canada, fa un bel passo verso Parigi, verso le finali e soprattutto fa vedere che è una nazionale sempre più forte. Ma una nazionale che sta crescendo, è chiaro che oggi il Canada ci ha aiutato parecchio perché hanno ricevuto molto male, noi abbiamo fatto bene, però non hanno ricevuto male. E questo ha facilitato molto il compito del nostro muro e della nostra difesa, però le ragazze sono state brave a non mollare il ritmo della partita. Quando si mette un po' facile si rischia, soprattutto dopo il 2-0, magari a passare il ritmo, invece non abbiamo fatto questo. Questa è una crescita importante sia come gioco come mentalità. Niente, un altro passo, perché poi noi abbiamo preso 6 punti, ma loro hanno perso 6 punti e passa, quindi insomma dovrebbe succedere un cataclismo, perché siamo qualificati, però adesso noi adesso pensiamo, oltre a crescere partita dopo partita, prima di tutto le finali, però già siamo tranquilli rispetto alla qualificazione, anche se non è matematica. Monica De Gennaro, l'Italia batte 3-0 il Canada, avvicina Parigi, avvicina le finals, una bella prestazione quella delle azzurre. Sì, era importante vincere oggi contro di loro per avvicinarci a questa qualificazione olimpica. Abbiamo fatto secondo me un gran match partendo dalla fase break, perché secondo me abbiamo battuto molto bene, le abbiamo messe molto in difficoltà e quindi il nostro muro difesa è stato diciamo agevolato perché hanno giocato tante palle alte e abbiamo lavorato molto bene. Cresce l'intesa in campo, cresce l'amalgama, che nazionale sta venendo fuori? Sicuramente abbiamo bisogno di giocare tanto, perché più giochi più riesci a creare un'amalgama migliore, delle situazioni ti cominci a conoscere meglio in campo, quindi sicuramente siamo a buon punto, abbiamo solo bisogno di stare insieme, lavorare per costruire al meglio questo gruppo. Come ti senti tu personalmente in questo momento, in questa fase di un po' di rodaggio? Sicuramente più giocheremo e più mi sentirò meglio, però bene dai, siamo solo all'inizio, quindi non
prendendo molto da me, non mi sta piacendo tantissimo come sto giocando, però sicuramente arriverà tutto piano piano e meccanismi, intesa tra di noi e le ragazze, e penso che più giocheremo più andrà meglio. Caterina Bosetti, l'Italia batte 3-0 il Canada, è una vittoria fondamentale in chiave ranking, in chiave finals, in chiave estate per l'Italia. Sì, diciamo che è importantissimo fare punti, lo sappiamo tutti, sia per le finali che per la qualificazione a Parigi, ma penso sia più importante per noi trovare intesa, trovare ritmo gara, trovare il feeling tra di noi, quindi è importante per tutto. Siamo scese in campo bene, abbiamo dominato dall'inizio alla fine, e bene così, adesso pensiamo avanti. Cosa secondo te va ancora migliorato, va limato, pronti via, giusto un paio di sbavature poi a tambur battente? Beh, sicuramente dobbiamo lavorare su tutte le partite che abbiamo fatto, nel senso prendere da tutte le partite della seconda tappa, di questa tappa, e vedere che cosa magari ci mette più in difficoltà, che cosa non va durante il nostro gioco. Sicuramente dobbiamo dare molta più qualità nelle cose che arrivano velocemente, cercare di mettere ordine in quelle palle lì, però penso che siamo sulla strada giusta per trovare la giusta intesa per proseguire il nostro cammino e arrivare più avanti possibile. Con la Corea potrebbero arrivare i punti decisivi, cominciate a sentire il profumo di quello che può arrivare più in là nell'estate? Sì, mi viene da dire sì. Logico che sì, però vogliamo stare abbastanza con i piedi per terra, anzi senza abbastanza, vogliamo stare con i piedi per terra e pensare che comunque ogni partita, anche che verrà dopo la Corea, anche se arriverà la qualificazione matematica, se sarà, ci porterà poi a Parigi, ci porterà poi alle finali di Bangkok, quindi dobbiamo lavorare per quello, non solo per la qualificazione. Ha preso il via ieri in Lettonia, a Jurmala, la CEV Nations Cup Final, la decisiva manifestazione continentale che metterà in palio l'ultimo passo olimpico per il torneo di beach volley. L'Italia, qualificatasi all'evento lettone dopo il successo ottenuto nella fase preliminare di giugno scorso a Budapest, quando in campo scesero Marta Menegatti e Valentina Gottardi e Chiara Tei e Sofia Arcaini, sarà rappresentata a Jurmala da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin e da Reka Orsitot e Giada Bianchi. Le azzurre sono state inserite nella Pool B insieme ad Austria e Slovenia. Oggi scenderanno sulla sabbia Orsitot e Bianchi, rivali di turno le slovene Javornik Marolt, mentre Scampoli e Bianchin se la vedranno contro il duo Kotnik Lovsin. Infine, la delicata sfida contro l'Austria con Orsitot Bianchi, che affronteranno Schützenhofer Plesic-Nig, mentre nel secondo Scampoli e Bianchin se la vedranno contro Kilger Klinger. Team piazzatosi al quinto posto nell'ultima challenge di Stary Jablonki in Polonia. Non un girone semplice per l'Italia del beach volley, che ha comunque un solo obiettivo, quello di vincere il torneo e di portare così per la prima volta nella storia la quarta coppia in una rassegna olimpica. Per la cronaca, le prime due coppie classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale, successivamente si disputeranno semifinali e finali. La nazione vincitrice si aggiudicherà dunque l'ultimo posto riservato all'Europa per le Olimpiadi di Parigi 2024. Appuntamento a martedì prossimo, sempre su Starting Six, per commentare il terzo girone della VNL delle Azzurre di Velasco e cominciare a parlare delle finali della Volleyball Nations League in programma a Bangkok, come abbiamo già detto, dal 20 al 23 giugno.